Dunque, lasciate che vi inviti a vivere in modo completo questi 4 giorni. Non abbiate timore di esprimervi. Non abbiate riserve nell'incontrare e nel conoscere gli altri. Anche se parlate lingue diverse, anche se siete vestiti diversamente, anche se abbiamo diversi colori della pelle, incontriamoci, parliamo con tutti. Anche se a prima vista pensate di non poter capire, a volte basta un sorriso, un gesto, semplicemente una stretta di mano. Credetemi, avete un'occasione che non so se si ripeterà nelle vostre vite. Incontrare la diversità del mondo, per conoscere, per imparare, ma anche per affermare voi stessi l'orgoglio della vostra identità. Anche quando andrete nelle case dei piemontesi che vi ospitano, cogliete l'opportunità di conoscerli. Scambiate idee, cose, sorrisi, convivialità, cultura. Già le altre edizioni ci hanno insegnato che non c'è barriera linguistica, non c'è lingua che tenga. A volte queste piccole difficoltà si trasformano addirittura in un gioco divertente, illuminante. Non abbiate problemi a comunicare. Il mondo contadino si capisce sempre e comunque. Portate questo spirito anche nelle vostre comunità. Quando tornerete nei vostri villaggi, aprite le comunità all'accoglienza. I giovani qui presenti in questi giorni lanceranno un'idea straordinaria. Vogliono fare in modo che i giovani possano dedicare alcuni mesi della loro vita per andare a lavorare gratuitamente nelle vostre comunità agricole. Accoglieteli! Aprite le vostre porte! Aprite le vostre porte ai giovani contadini! Aprite le vostre porte ai giovani studenti! Se hanno deciso di impiegare 2 o 3 mesi della loro vita per venire a lavorare a casa vostra, vedrete che vi arricchirete voi e arricchirete loro. Sarà la più grande mobilitazione, sarà la più grande scambio di gioventù mai vista al mondo. E allora permettetevi che rivolga queste mie ultime parole proprio ai giovani. Siete il futuro. Siete il futuro di questa terra. Conservate la memoria dei contadini, conservate la memoria degli anziani. Non esiste futuro senza memoria. Fate della memoria degli anziani e dei contadini dei villaggi una delle componenti della nuova frontiera. Fate colloquiare i saperi tradizionali dei vostri vecchi con la scienza moderna e così sarete artefici del vostro futuro. Ora io voglio dire a quel ragazzo che mi ha preceduto, Sam Levin. Tu vieni, Sam, da un grande paese. Forse tra qualche giorno questo grande paese, gli Stati Uniti d'America, ci darà nuova speranza. Forse tra qualche giorno si realizzerà un sogno che pochi credevano realizzabile. Ma guarda, Sam, la speranza che si può avverare tra 4 giorni non ha la forza della tua ultima affermazione. La tua ultima frase che hai pronunciato
è molto più forte della speranza che arriverà dagli Stati Uniti. Perché tu hai detto qui davanti a tutta questa assemblea che la vostra generazione riconcilierà il genere umano con la terra. Se voi prendete in mano questa bandiera, noi vi accompagneremo in questa rivoluzione. L'uomo ha bisogno di riconciliarsi con la terra madre e voi giovani potete farlo. Allora Sam, quando torni nella tua scuola, prendi questa frase di un grande uomo, di un grande americano, e mettila nella tua scuola. È la frase del capo Nuvola Rossa, capo della nazione Sioux. Nuvola Rossa. La terra fa appello all'umanità per una redenzione. Questa redenzione è nel nostro buon senso, nella nostra rettitudine. La terra aspetta coloro che saranno in grado di distinguere il suo ritmo. Sono povero e nudo, ma sono il capo della nazione. Noi siamo poveri perché siamo onesti. Noi non cerchiamo le ricchezze. Noi vogliamo allevare bene i nostri figli. Le ricchezze non potremo portarle con noi nell'altro mondo. Vogliamo pace e amore. Nuvola Rossa. Con questo messaggio di un grande uomo, di un grande americano, di un grande indiano, io vi invito a vivere intensamente, tutti voi, giovani, donne, uomini, provenienti da ogni parte del mondo, e anche i contadini e i piemontesi che vi stanno ospitando in questi giorni, questa straordinaria mobilitazione di tutte le case del Piemonte che si aprono per ospitarvi, le case dei contadini, dei cittadini di Torino. Invito tutti a vivere con gioia, con passione, in maniera intensa, questi 4 giorni di Terra Madre. Che questi giorni possiate conservarli nei vostri occhi e nella vostra memoria. Buona Terra Madre a tutti. Applausi.